Il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria, Corecom, ha approvato il programma delle attività per il 2025, confermando gli obiettivi strategici per affrontare le sfide nel settore delle comunicazioni digitali. Il piano prevede interventi mirati per migliorare i servizi ai cittadini e alle imprese della regione, promuovendo trasparenza e innovazione. Nel 2025 il Corecom rafforzerà il servizio di conciliazione delle controversie attraverso Concilia Web, ampliando i punti di assistenza con nuovi accordi con enti locali. Questo renderà l'assistenza più accessibile ed efficiente, migliorando la gestione delle controversie tra utenti e gestori telefonici. Sarà anche intensificato il monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche utilizzando nuove tecniche di rilevamento in collaborazione con ARPACAL e ANCI. Il Corecom continuerà a vigilare sul rispetto delle norme delle emittenti radiotelevisive, in particolare nel periodo elettorale, per garantire pluralismo ed imparzialità. Proseguiranno anche le iniziative di educazione ai media in collaborazione con enti pubblici e i soggetti aderenti all'Osservatorio Media e Minori per aumentare le competenze digitali dei cittadini, in particolare dei giovani. Il progetto Corecom Academy in Tour rappresenta un'iniziativa innovativa e capillare che, attraverso un ciclo di incontri in varie città della Calabria e sull'intero territorio nazionale, mira a diffondere una cultura digitale e consapevole e responsabile. Tra le novità del 2025 c'è anche il progetto Torri Digitali di Controllo, pensato per difendere i cittadini dai pericoli della rete come il cyberbullismo e le fake news. Queste torri virtuali fungeranno da centri di monitoraggio e formazione, favorendo l'inclusione digitale e la protezione delle fasce più vulnerabili. L'iniziativa dei caffè letterari digitali offrirà invece spazi di discussioni aperti sui media e nuove tecnologie, incoraggiando una comunicazione responsabile. Il Corecom Calabria ribadisce l'impegno a garantire servizi accessibili e innovativi, adeguati alle esigenze di un contesto digitale in evoluzione e orientati a un'informazione di qualità e ad una partecipazione attiva dei cittadini.